tutti voi. Volevo cogliere l'occasione intanto per farvi gli auguri a nome mio e dell'intera amministrazione per la giornata di oggi. Oggi festeggiamo l'Immacolata e quindi, anche se in maniera molto più limitata a casa, ma è giusto che ci facciamo anche gli auguri in questo giorno particolare. Così come voglio anticiparvi gli auguri di un Natale, anche se particolare, ma un Natale di speranza quest'anno sarà, per rilanciarci nel 2021 con un dove andremo tutti a fare il vaccino e quindi dove possiamo riprendere quell'attività normale che tutti stiamo aspettando. Questo è un anno particolare, l'amministrazione non ha potuto mettere in campo quelle manifestazioni così come gli altri anni, però abbiamo messo in campo una serie di iniziative, in particolare rivolte ai bambini, che tra qui a qualche istante l'assessore Cioffi vi illustrerà. L'amministrazione ha messo in campo una serie di iniziative che sono state dedicate soprattutto ai più piccoli, ai bambini che sono stati appunto privati della loro spensieratezza. E dato che non sarà possibile leggere la letterina di Babbo Natale da vicino, abbiamo pensato a creare un contatto attraverso una videochiamata. Infatti da domani sarà possibile prenotarsi sul sito del comune di Santa Maria Vico per effettuare una videochiamata con Babbo Natale il 12 e il 13 dicembre. Quindi Babbo Natale entrerà anche nelle vostre case e, per fare a voi gli auguri, soprattutto per la gioia dei più piccoli. E successivamente Babbo Natale farà visita a tutti i bambini per portare loro una sorpresa di cioccolato. Un'ulteriore iniziativa che abbiamo messo in campo è il giocattolo sospeso. Infatti nei prossimi giorni sarà possibile per tutti coloro che vorranno donare un giocattolo recarsi presso le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa e regalare un giocattolo per tutti quei bambini e quelle famiglie che si trovano in difficoltà. Già in questi giorni molti cittadini hanno apprezzato l'iniziativa, infatti saranno coinvolti in prima persona per appunto portare un sorriso a tutte le famiglie, proprio per non lasciare solo nessuno. E adesso ci colleghiamo direttamente al Polo Nord con la casa di Babbo Natale.